Cari amici Teletermini, oggi siamo venuti alla scuderia Imera Corse per darvi, insomma, per festeggiare un ottimo piazzamento della coppia Vallelunga Indovina, due termitani che hanno partecipato nella sezione N2 di questa centesima edizione a Targa Florio. Allora, partiamo col navigatore Gianfranco Vallelunga. Allora, questa bella esperienza per voi, oltretutto la prima esperienza assoluta di in agonismo. Assolutamente sì, per noi è stata un'esperienza straordinaria, iniziata già nel mese di ottobre 2015, se non ricordo male, in una giornata in cui Filippo mi disse mi piacerebbe fare la Targa Florio, cioè, però mi manca il navigatore. Allora a quel punto io, appassionato di rally, di auto in generale, ho colto al balzo, diciamo, questo suo input e mi sono subito messo a disposizione per poterlo aiutare nello svolgimento della Targa Florio come navigatore. Naturalmente la mia esperienza era pari a zero da navigatore, per cui mi sono, come dire, preparato sotto tutti i punti di vista per arrivare con le competenze giuste a poterlo aiutare nella navigazione della macchina durante il rally. Ho fatto un corso da navigatore, ho fatto delle prove sulla macchina in pista per abituarmi diciamo, quindi, al movimento della macchina da rally e anche diciamo, alle cinture, al casco, al collare, tutta una serie di cose che per me erano sconosciute e che poi alla fine ho conosciuto e, insomma, e mi hanno portato poi ad arrivare a un buon livello per aiutarlo, diciamo, a navigare la vettura. Quali emozioni per un esordiente che esordisce in una prova così importante, nella regina delle corse automobilistiche? Sì, sicuramente un'emozione fortissima, un'emozione veramente intensa che ha dentro di me, insomma, come dire, risvegliato una serie di emozioni che non provavo già da tantissimo tempo, perché diciamo, quelle emozioni che si possono in qualche modo avvicinare a quelle che ho provato sono quelle che provavo nel momento in cui andavo a seguire la Targa Florio da ragazzo, vedevo passare queste vetture alle tribune di Cerda, nelle varie prove speciali, emozione forte che comunque ho riprovato in maniera raddoppiata, triplicata, non so, quadruplicata, trovandomi all'interno della vettura a fare quello che prima osservavo dall'esterno. Insieme a Gianfranco Vallelunga c'è Filippo Indovina, un'esperienza di, non so, da una vita con i motori, col mondo dei motori, a due ruote soprattutto, e adesso questa cimentarsi nelle quattro ruote in una gara così importante. Diciamo che sono tornato al mio vecchio amore, alle quattro ruote, perché io ho iniziato la mia attività agonistica motoristica sui kart all'età di 17 anni. Poi ho abbandonato i kart per passare alle motociclette, ho corso qualche anno con le motociclette. Mi è rimasta però sempre il pallino di tornare al volante e di riuscire a fare soprattutto questa gara che è la gara più bella al mondo, la più antica al mondo, che è la Targa Florio. Chiaramente la stiamo facendo ora in versione rally, non è quella che si è corsa fino al 73, che era in versione mondiale Marche con i prototipi, ma è sempre una gara di 700 km, che portarla alla fine, arrivare a vedere il palco dell'arrivo, è sempre una grandissima soddisfazione. La scuderia Imera Corse, che è nata da pochissimo, ricordiamo l'anno scorso, un anno di vita se non erro all'incirca. Diciamo che la scuderia Imera Corse è nata quasi per realizzare questo nostro desiderio di correre alla Targa Florio. Ne abbiamo approfittato dell'amicizia di Nini Rotolo, di Mario Rotolo, della famiglia Rotolo, ai quali io curo le vetture sport prototipo, con le quali corrono nel campionato italiano Nini in salita. E quindi da questo connubio nostro con la famiglia Rotolo e con altri amici che frequentano sempre l'officina, la mia officina, siamo riusciti a realizzare questa scuderia, questa associazione sportiva e stiamo cercando di portare avanti lo sport motoristico a Termini Imerese. Speriamo che altri piloti, altri ragazzi che sono nello sport automobilistico
si avvicinano alla nostra struttura per riuscire in futuro a creare una bella squadra sportiva motoristica termitana. Questo è importante, insomma, l'apertura anche ai nuovi, a chi vuole cimentarsi in questo sport, chiaramente, e può portare dei risultati allo sport, perché poi alla fine è quello, la crescita. Lo sport è socializzazione, cerchiamo di creare un gruppo, già abbiamo un bel gruppo, speriamo che si avvicinino tutti gli altri per creare una bella squadra di termitani che possa affrontare tutte le varie specialità dello sport motoristico termitano. Voi facevate parte di una categoria, la N2 se non erro, in cui c'erano tre macchine termitane, voi vi siete classificati quarti, c'è stato chi si è classificato anche terzo, Giuseppe Di Gesù, insomma dico una bella soddisfazione come esordienti, arrivare addirittura quasi piazzati. Ma guarda, se non fosse stato che abbiamo avuto tanti piccoli problemi, diciamo che il risultato migliore sarebbe anche potuto venire. Però ci accontentiamo di quello che di aver visto l'arrivo, che era il nostro obiettivo principale. Siamo partiti per arrivare. Se poi fossero venuti i risultati, i tempi e cose varie, li avremmo presi per così per come venivano. Però sinceramente abbiamo avuto delle belle soddisfazioni perché abbiamo visto in gara che in alcune prove speciali dove non abbiamo avuto problemi siamo riusciti ad avere delle ottime prestazioni, molto vicini anche ai primi come tempi. Nonostante diciamo, la nostra vettura era nuova in una manifestazione del genere, abbiamo avuto poco tempo per prepararla e siamo con una vettura che diciamo, rispetto alle altre lasciava un grosso gap per quanto riguarda le prestazioni. In futuro speriamo di rifarci con un mezzo più competitivo. Assolutamente, viste le soddisfazioni e visti i risultati, a questo punto sicuramente ci aspettiamo anche migliori risultati già a partire da... Tra poco, insomma, sabato e domenica siete impegnati come scuderia e anche voi in prima persona. Sì, sabato e domenica siamo impegnati come scuderia, ma sabato e domenica 21 e 22 di maggio alla Floriopoli Cerda. È una gara ovviamente in salita e che vedrà impegnato in particolare un altro diciamo, pilota della scuderia, diciamo il nostro fiore all'occhiello, chiamiamolo così, che è Ninni Rotolo. Ma oltre a Ninni ci saranno anche altri piloti della scuderia che parteciperanno ovviamente con altre vetture che non sono come quella di Ninni, una vettura sport, che sono Domenico Rotolo e sono anche Giuseppe Rotolo, che parteciperanno anche loro a questa manifestazione del 21 e del 22. C'è una gara in salita proprio che si svolgerà qui alle tribune di Cerda, con partenza dalle tribune di Cerda e arrivo a Cerda. Naturalmente una vittoria o comunque una partecipazione a una gara così importante o a delle gare, una scuderia si appoggia a degli sponsor, a delle persone che finanziano chiaramente questo sport così bello ma così costoso. Sicuramente per poter come dire, riuscire a partecipare, riuscire a esserci in questi eventi così belli, così importanti come potrebbe essere, come è stato la Targa Florio e come saranno quelli che speriamo arriveranno dopo, ci sono stati diversi sponsor che ci hanno sostenuto diciamo a vario titolo che io ovviamente citerò nell'Otis Servizi, che è un'azienda nel settore degli ascensori, delle scale mobili, nella Profineco, che è un'azienda che si occupa nel settore dello smaltimento rifiuti qui all'agglomerato industriale a Termini Imerese, abbiamo la Mondial Pollo, abbiamo il Parrinello qui con Pronto in Tavolo che ci ha sostenuto in maniera anche importante, il Frantoio Turturici a Trabia, l'impresa Edile Morana per dirne alcune, la Tecam, anche qui la Tecam, un'altra bella azienda che si occupa della riparazione di veicoli industriali diciamo di un certo tipo qui all'agglomerato industriale, l'Ecologica Termini, anche qui un'altra azienda che si occupa di diciamo di ecologia in genere, quindi di smaltimento dei rifiuti, San Pognaro, l'elettrauto, il signor San Pognaro, che colgo l'occasione per salutare calorosamente, che ci ha sostenuto anche lui con una bella sponsorizzazione, nonché l'IG Auto di Termini Imerese, le PRG Impianti di Belmonte del Mezzagno, Rosa Marina Like, che è un impianto sportivo polivalente qui a Caccamo, la Ciprogest, che è qui all'agglomerato industriale, nonché la tipografia Calamaio, che ci ha anche curato nell'abbigliamento, nei gadget, in tutto quello che è stato insomma, un aspetto logistico dell'organizzazione. E infine anche la carrozzeria di Giovanni Cascio, che ci ha fornito il carro attrezzi a supporto e ovviamente ci ha sostenuto anche qui per la realizzazione dell'evento. A parte diciamo, la parte finanziaria, c'è anche una parte umana, come dicevamo prima, che è fondamentale. Certo, la parte umana è fondamentale perché oltre ad avere gli sponsor che ci hanno sostenuto da un punto di vista economico,
tecnico, che è una cosa importante, ma abbiamo avuto anche le risorse umane che ci hanno garantito un'assistenza, diciamo, adeguata, e mi sento di citare in maniera, come dire, di ringraziare in maniera sentita ovviamente la famiglia Rotolo in generale, perché la scuderia Meracorse non è altro che la famiglia Rotolo in buona parte, per cui in particolare Mario, che ne è il presidente, ma anche Ninni, il figlio di Mario, che è altro pilota della scuderia, che ci ha sostenuto anche lui in tutte le fasi organizzative, dandoci dei consigli, dandoci le giuste indicazioni, per quanto più giovane, però forse più esperto di noi da un certo punto di vista, che ci ha aiutato. Aggiungo a questo punto anche altri componenti dell'assistenza, quali il Massimo Indovina, Filippo Arnone, Fabrizio Rizzelli, che ci ha curato tutto l'aspetto relativo alle fotografie, alle riprese, ovviamente Peppe Rotolo, Filippo Pizzo, un mio carissimo amico di Belmonte Mezzagno, che anche lui ci è venuto ad aiutare, e concludo anche con un'altra persona molto cara, che è Michele Mannone, che ci ha seguito in tutte le tappe di trasferimento in maniera proprio costante, intensa, assicurandoci, come dire, dandoci una sicurezza che comunque qualunque cosa potessimo avere di bisogno avevamo lui alle spalle, che poteva aiutarci. Per concludere, volevo concludere con Filippo, un'esperienza bellissima. Qual è stata l'emozione più forte? La partenza da Palermo nel bagno di folla di Palermo o l'arrivo e l'esultanza finale al Duomo di Cefalù? Ma guarda, è stata una grandissima soddisfazione sia partire che arrivare, perché considera che anche prima di partire abbiamo avuto dei grossi problemi. E per questo dobbiamo fare un grandissimo ringraziamento a Filippo Delisi, dell'Officina Delisi, che ci ha permesso di correre questa Targa Florio, perché senza di lui molto probabilmente non potevamo neanche partire, perché per un guasto che abbiamo avuto prima della partenza. Quindi questa è una cosa più molto importante. Però delle grandissime emozioni, bagno di folla a Palermo, bagno di folla all'arrivo, con l'emozione ancora più grande di avere all'arrivo mia figlia e mia moglie, che mi hanno in un certo senso perdonato quelle che sono state dei miei colpi di testa durante questi anni, perché si considera sempre chi corre una persona un po' fuori dal normale, una persona un po' con e quindi riuscire a avere poi la famiglia accanto che ti perdona un po' tutte queste cose diventa bellissimo. In bocca al lupo allora a Limera Corse, a Filippo Indovina, a Gianfranco Vallelunga. Ovviamente io cogliendo spunto da Filippo, che è una cosa che ho dimenticato, sicuramente non sarò perdonato da mia moglie, che in tutti ringrazio, ha fatto ringraziamenti per tutti, però ovviamente un ringraziamento particolare va a mia moglie Sonia, che mi ha sostenuto, diciamo, in tutte le varie fasi di questa avventura, e che comunque mi sento di ringraziare profondamente, perché è stata psicologa, è stata moglie, è stata mamma, è stata tutto, e mi ha veramente sostenuto e caldeggiato in tutta questa attività. Insomma, la famiglia poi alla fine è fondamentale per i successi o comunque per la vita, per quello che si deve costruire in generale. Grazie a tutti, grazie a voi, in bocca al lupo per tutto quanto. Grazie.